Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, eccoci qui con il nostro secondo appuntamento del programma realizzato in collaborazione con Banca Widiba. La finanza è per tutti, è il titolo di questa serie di pillole, e questa sera abbiamo ospite in studio Vincenzo Rossi, consulente finanziario Widiba. Buonasera. Buonasera a lei, Vincenzo Rossi. Ma è vero che dobbiamo mettere tutto sotto il materasso o no? L'italiano è un risparmiatore oppure no? Beh, questo concetto viene da sempre attribuito a noi italiani. L'Italia è sempre stata considerata un paese ad elevato tasso di risparmio privato. Pensate che attualmente ci sono ben 1.400 miliardi di euro giacenti sui conti correnti degli italiani. Una cifra altissima, veramente considerevole, e questo conferma che il contante rimane il più amato dagli italiani come forma di risparmio. Questo però può rappresentare un problema, soprattutto in momenti come quello che stiamo vivendo ad elevato contenuto inflazionistico. L'inflazione, questa parola che sentiamo pronunciare tutti i giorni dai telegiornali, leggiamo sui giornali, la sentiamo nella bocca dei politici, ma perché in effetti l'inflazione è un problema? Dunque, intanto proviamo a darne una definizione. L'inflazione è l'aumento generalizzato e prolungato dei prezzi al consumo che provoca una diminuzione del potere d'acquisto della moneta. Mi spiego meglio. In termini semplici, a causa dell'effetto inflazionistico, oggi con un euro posso acquistare una minor quantità di beni e servizi rispetto al passato. E questo a causa appunto della perdita del potere d'acquisto della moneta. Ma allora perché, se esiste questo problema, che è reale, dovuto a tantissimi motivi, siamo in una fase storica incredibilmente complicata, perché gli italiani continuano a tenere i soldi nel conto corrente? Ma guardi Antonio, i motivi sono più di uno. In primis io parlerei del momento di grande incertezza e sfiducia che stiamo vivendo. Basti pensare anche alla recente pandemia di Covid, alla guerra in Ucraina. E penso che abbia influito anche un basso livello di educazione finanziaria degli italiani, che non riescono quindi a fare un'attenta e adeguata valutazione dei rischi che si corrono tenendo i soldi liquidi sul conto corrente e quindi in pratica sotto il materasso. E oltretutto chiaramente questo porta proprio al rischio, al pericolo di vedersi erodere quelli che sono i risparmi. E quindi come ci si può provare a proteggere da questa brutta questione che quando va fuori controllo davvero ci mette in difficoltà, che si chiama inflazione? Ci si può proteggere dall'inflazione, certamente sì. E io credo che il modo migliore sia attuare un'adeguata pianificazione ed una consulenza personalizzata. In tutto questo il consulente finanziario ricopre un ruolo strategico. Egli è un professionista che assiste il cliente risparmiatore, lo aiuta a identificare i propri bisogni, obiettivi, tenendo conto del suo profilo di rischio, e soprattutto gli illustra i pericoli che si corrono tenendo i soldi liquidi sul conto corrente. Di uno abbiamo già parlato in trasmissione, vale a dire quello della perdita del potere d'acquisto. Ma ce n'è un altro, altrettanto importante se non di più, e cioè il rischio di perdere quelle interessanti opportunità che i mercati finanziari quotidianamente offrono. Il consulente finanziario poi concretamente redige un piano di investimenti che concorda col risparmiatore, utilizzando strumenti di investimento diversificati e sottoponendo poi questo piano all'approvazione del cliente. Una volta approvato il piano si passa alla fase 2, quella del monitoraggio, durante la quale il consulente finanziario apporta eventuali modifiche qualora riscontri che siano variate le condizioni iniziali, gli obiettivi e i bisogni del risparmiatore, oppure se siamo in presenza di mutate condizioni dei mercati finanziari. Detto così può apparire complicato, ma in realtà è molto semplice. Io credo che sia indispensabile affidarsi ad un valido consulente finanziario in modo che il risparmiatore possa affrontare il viaggio assistito da un esperto navigatore.
Vincenzo Rossi, grazie davvero per questo approfondimento utilissimo. Banca Widiba è sempre a fianco di chi vuole comunque investire e migliorare la sua consapevolezza finanziaria. Buonasera, ci vediamo la settimana prossima. Buonasera a tutti gli spettatori. E continuate a restare su Rossini TV.